Ciao e benvenuti a Pillole di Python. Searching e Sorting è il titolo del secondo volume della serie di Donald Knuth di Art of Computer Programming. Oggi tratteremo proprio di questo argomento. Via! In questa puntata vedremo come estendere il concetto di sorting e searching utilizzando dei dati che abbiamo salvato preventivamente su file. Quindi, innanzitutto, prepareremo il nostro file di esempio. Attraverso la funzione sit generiamo un seme random, apriamo il file numbertest.txt in modalità write, scrittura, e poi scriviamo 10.000 elementi che vanno da 0 a 100.000. Escluso. Ciascuno di questi verrà convertito in una stringa seguita da un a capo. Quindi alla fine avremo un file di 10.000 elementi numerici in formato stringa, però, che vanno da 0 a 100.000. Successivamente, per controllare quello che abbiamo effettivamente scritto, possiamo aprire lo stesso file che abbiamo appena creato e chiuso, e per ciascuna riga line nel file F stampare il nostro valore e eliminando il capo, il backslash n. Dopodiché chiudiamo. Il risultato è questo file. Ovviamente i numeri potranno cambiare, in quanto il random seed sarà differente ad ogni lancio, però il concetto, l'idea, diciamo, è questa qui. Cosa faremo con questo file di numeri random? Semplice. Eseguiremo un number sort, vale a dire un aggiornamento e un riallineamento dei dati in modo che il più piccolo sia il primo e il più grande sia l'ultimo. Come facciamo? Open file, definiamo prima di tutto un vettore all'interno del quale inseriremo i nostri elementi. Apriamo il file che abbiamo appena creato in lettura e di nuovo per ogni linea all'interno del file appendiamo nel vettore che abbiamo scritto il nostro elemento dopo avergli tolto l'accapo. Chiudiamo il file, stampiamo il vettore così come abbiamo caricato, eseguiamo il sort del vettore, quindi della nostra lista, e stampiamo di nuovo il vettore. Vediamo il risultato. Lanciamo. Come vedete è praticamente istantaneo, abbiamo fatto il sort di 10.000 elementi caricati dal file inseriti nel vettore in meno di un decimo di secondo. Questo qui sopra, possiamo vederlo per esteso, è il nostro file che abbiamo visto prima, che abbiamo appena salvato, con i 10.000 elementi. E questo qui sotto è il file sortato, che però non risulta esattamente come noi lo vorremmo. Infatti, noi abbiamo salvato le informazioni come se fossero delle stringhe. Le stringhe hanno un sort lessicografico e non in base al valore numerico. Sort lessicografico significa che AB viene prima di AC, che viene prima di BC. Ciascuna di questi numeri viene visto come una stringa e quindi le stringhe vengono messe in ordine come se sostanzialmente fossero in ordine crescente, ma dal punto di vista lessicografico. Vedete, 49, 51, 60, 174, vediamo 100, 1111 risulta più grande di 1110 seguito da 4 e più piccolo di 1111 seguito da 0. Se noi ad esempio sostituissimo al numero uguale, a lettera uguale, questo sarebbe BBBB, questo sarebbe BBBBA e questo sarebbe BBBBA. BBBAE è più piccolo di BBB e BBBB è più piccolo di BBBBA e quindi
Queste sono state inserite e organizzate in ordine alfabetico. Ovviamente non è quello che ci aspettavamo. Cosa dobbiamo fare? Semplicemente, quando carichiamo i dati nel nostro vettore, anziché caricarli in questa maniera, li carichiamo come se fossero interi. Quindi trasformiamo il valore che carichiamo in intero e lo inseriamo nel nostro vettore. Il risultato è sorprendentemente diverso. Infatti, abbiamo i numeri caricati e ordinati in maniera crescente, esattamente come avremmo voluto. Passiamo a qualcosa di completamente diverso. Nel mezzo del cammino di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Spero tutti voi che seguite queste pillole riconoscerete al volo l'inizio della Divina Commedia. Si tratta dei primi tre versi, probabilmente i tre versi più ricordati della letteratura italiana. Di seguito abbiamo un file di testo che contiene esattamente questo, vale a dire il primo canto dell'Inferno della Divina Commedia, composto di 181 righe. Bene, vediamo se possiamo fare un po' di analisi lessicografica di questo file, vale a dire se ci chiedessero quante righe, quante parole e quanti caratteri ha questo file? Come potremmo organizzarci? Abbiamo scritto chiaramente un programma che fa esattamente questo. Partiamo dal nostro classico vettore vuoto. Apriamo il file commedia.txt, che è quello che abbiamo visto prima, e di nuovo per ogni L linea in F file appendiamo il vettore. Al vettore la linea che abbiamo letto togliendo la capo finale. Se noi stampiamo a questo punto il vettore ottenuto, avremo una lista di tutte quante le parole inserite all'interno ciascuna della propria riga di appartenenza. Quindi avremo la riga prima che conterrà le parole nel mezzo del cammino di nostra vita. La seconda riga che conterrà mi ritrovai per una selva oscura, la terza riga che conterrà che la diritta via era smarrita. Bene, quindi noi possiamo già dire adesso che il totale delle righe del nostro file corrisponde alla lunghezza del vettore, in quanto ogni riga corrisponde a un elemento della nostra lista. Abbiamo già finito con il primo task. Vediamo il secondo. Dobbiamo conteggiare le parole e i caratteri. Notare, non occorre riaprire il file, infatti tutti quanti i dati che abbiamo letto dal file li abbiamo caricati nel vettore, quindi possiamo lavorare a livello di vettore. Lavorare a livello di vettore comporta sicuramente una serie di vantaggi, il primo dei quali è che la lettura dalla memoria è 100.000 volte più veloce che non la lettura dal file. La seconda è che ovviamente abbiamo già una struttura sulla quale lavorare. Vediamo come possiamo agire. Innanzitutto definiamo due variabili che conterranno il totale delle parole e il totale dei caratteri che stiamo leggendo. Poi, di nuovo, forelle in vettore, non più nel file, ma in vettore, questo significa L conterrà le righe. Le parole saranno contenute di volta in volta in una seconda lista. Parole, infatti, è il risultato di linea split spazio, vale a dire all'interno della linea noi eseguiremo tanti tagli quanti sono gli spazi tra le parole. In questa maniera ogni linea avrà n parole contenute in questa lista. Totale parole sarà uguale, ovviamente, alla lunghezza di questa lista. Tornando un attimo al nostro file, e la prima linea letta sarà nel mezzo del cammino della nostra vita. Quando eseguiamo lo split, abbiamo all'interno di parole i dati nel, poi mezzo, poi del, poi cammin, di nostra vita. Quindi avremo sette parole all'interno della lista parole che viene fuori dalla lettura della prima linea. Questo totale,
dato appunto dalla lunghezza della lista, viene aggiunto in modo tale che per ogni linea del vettore eseguiamo lo stesso discorso. Alla fine, totale parole conterà il numero totale delle parole trovate all'interno del file. Dal momento che io con le parole non devo fare praticamente nulla altro, non c'è bisogno che le salvi da qualche parte. Posso però conteggiare i caratteri di ciascuna parola. Come? Esattamente nella stessa maniera, cioè per Word W all'interno della lista parole faccio esattamente la stessa cosa. La lunghezza di V corrisponde al numero di caratteri di ciascuna parola. La sommiamo qui. E alla fine stampiamo il risultato. Il testo contiene righe, parole, caratteri. E poi gli passiamo una tupla. Cos'è una tupla? La vedremo sicuramente nella prossima lezione. Si tratta sostanzialmente di una lista in cui i termini non sono più modificabili, una sorta di lista di costanti. Tutto qua. E la passiamo come parametro all'interno del risultato. Ora lanciamo il file, il programma, vediamo come funziona e ripassiamo punto per punto quello che dovevamo studiare. Quindi abbiamo visto velocissimo, il testo contiene 181 righe, questo l'abbiamo già visto, c'è 990 parole, e questo non lo sapevamo, e ben 4033 caratteri. Se noi vediamo all'interno del vettore che abbiamo stampato all'inizio, ciascun elemento è una riga dell'array del file. Quindi nel mezzo del cammino della salita è un elemento racchiuso tra apici. Mi trovo per una selva oscura è di nuovo una riga racchiusa tra apici. Che addirittura via smarrita di nuovo racchiusa tra apici. Questo campo vuoto corrisponde allo spazio tra i versi. Teoricamente potremmo anche tralasciarlo, ma per una questione di completezza ho voluto lasciare lo stesso. Quindi abbiamo innanzitutto estratto il file, inserito ogni riga del file di testo all'interno del vettore, stampato il vettore. E questo qui è il risultato. Dopodiché, all'interno del vettore, abbiamo letto un elemento per volta del vettore, quindi nel mezzo del cammino della nostra vita è il primo elemento. Abbiamo estratto una seconda lista contenente le parole con n split, tagliando praticamente nel punto dello spazio. Abbiamo controllato la lunghezza della lista parole per ogni riga, cioè il numero di parole contenuta in questa lista, e per ciascun elemento contenuto nella lista di parole, quindi per ciascuna parola della linea, abbiamo contato i caratteri. I caratteri corrispondono alla lunghezza di ciascun elemento all'interno di parole. Quindi per W in parole, la prima riga sarebbe nel la prima W, e quindi l'n di V sarà 3. Mezzo è la seconda W, sarà 5. Del è la terza W. 5 più 3 fa 11 e così via. Alla fine della lettura di tutta quanta la riga abbiamo contato quante parole ci sono nella riga e quanti caratteri sono contenuti da ciascuna parola. Passando alla riga successiva facciamo tutto il discorso che abbiamo visto prima, lo ripetiamo fin quando ci sono linee nel vettore. Quando completiamo le linee del vettore, cioè quando abbiamo terminato la nostra analisi, il programma esce e stampa il risultato. Il risultato, abbiamo visto, conterrà tot righe, tot parole e tot caratteri, che sono le variabili che vengono calcolate qui, tot righe, qui, tot parole e qui, tot caratteri. Con una sola lettura
abbiamo potuto estrarre tre parametri fondamentali utilizzando in questo caso un algoritmo con complessità lineare, nel senso aumentando il numero delle righe del file, aumenta in maniera lineare il quantitativo di lavoro da fare. In realtà questo è leggermente superiore perché ovviamente dobbiamo tenere conto delle parole, ma è comunque un sistema piuttosto rapido per fare l'analisi dei testi. Tant'è che abbiamo potuto eseguire questo tipo di lavoro con questi risultati in circa un decimo di secondo. E per questa puntata abbiamo terminato. Se il corso è di vostro gradimento, se volete continuare a vedere pillole di Python, potete sottoscrivere il nostro canale su YouTube, cliccare su Mi piace e seguire passo passo su tutti i social media. In particolare, sul nostro blog tecnico pubblichiamo quotidianamente articoli su Arduino, Raspberry Pi, elettronica e programmazione. Vi diamo appuntamento alla prossima pillola.